Dal comprensorio del Cuoio al Festival di Sanremo siamo con Matt V. Lui si è esibito a margine del Festival della Canzone Italiana 2019 proprio a casa Sanremo. Cosa hai presentato? Ciao Maurizio, ciao anche a tutti gli amici telespettatori. Sì, io ho presentato il mio ultimo singolo che si intitola Cambiare. È un brano scritto nel 2018 e portato poi avanti per tutto il 2019 e sarà ancora presente in tante occasioni. E vediamo appunto le immagini che hai registrato proprio a Sanremo. I soliti finti sorrisi, proprio non ci credo più. Non mi manca il fiato nella voglia di sorridere alla vita che proprio non mi basta più. E che cosa si prova a partire dal comprensorio del Cuoio, esattamente da Santa Croce sull'Arno, e andare al Festival della Canzone Italiana? Beh, effettivamente è una grande emozione, soprattutto stare al centro della musica, perché in quei giorni là sappiamo che Sanremo si riempie veramente di artisti emergenti ed affermati, quindi è veramente una cosa molto molto forte, molto d'impatto. A livello discografico cosa hai presentato in questi anni? Beh, in questi anni con la Advice Music, che è un'etichetta discografica di Milano, abbiamo presentato un album dal titolo Il senso delle cose. È un album in cui mi racconto, in cui racconto un po' la mia vita e quelle che sono state le mie esperienze. Io te l'ho portato, eccolo qua. Questo è il mio disco, appunto Il senso delle cose, sono 5 tracce, è un EP ed ogni canzone, devo dire, ha una storia, quindi ascoltatela, ascoltate anche tutto il disco, lo potete trovare su Spotify piuttosto che iTunes e tutti i maggiori portali digitali. E lo porteremo quindi in redazione a Telecentro. Perfetto, grazie mille. È la B.